Terzo episodio della sequel che abbiamo incominciato a illustrare e soprattutto a portare a conoscenza del volgo ignaro proprio. Vabbè, andiamo avanti. Parliamo di altri personaggi di cui abbiamo accennato prima. Taviani, descritto da Moro come teppista di Stato, indicava certamente Cossiga che lui non poteva identificare apertamente perché da ministro degli interni era direttamente suo carceriere. Parliamo del periodo della carcerazione di Moro. A sorvegliarlo, anzi a sorvegliare il quale, lo State Department di Brzezinski, chi era Brzezinski? Brzezinski con la Z. Sì, Brzezinski, mettile come ti pare, er polacco, aveva mandato a Roma il supervisore Steve Pitsnik, abbiamo detto anche prima. E non solo Cossiga, perché se in Taviani Moro indicava l'organizzazione di quello era stato responsabile, cioè Gladio, che sarà nota solo 12 anni dopo con la famosa missione andreottiana in pieno Parlamento, voleva dire di quell'organizzazione stessa il potere incontrollato di cui parlò poi, egli era prigioniero così che infatti di cui parlo poi, egli era prigioniero prigioniero. Cossiga infatti dopo Taviani aveva rilevato la direzione territoriale di Stay Behind, la segretissima armata clandestina messa in piedi per fare i lavoretti sporchi del patto medesimo contro i paesi aderenti quando non si poteva presentare come tale. Naturalmente, con la solita scusa della sempre imminentissima invasione sovietica, ma attenzione, l'anello non è chiuso, perché udite udite, della Gladio faceva parte pure, indovinate chi? Luigi Longo, l'ex segretario del PC, che cazzo c'entrava con gli atlantisti. Questo a dimostrare quello che ho detto prima, che erano traditori double face, stavano sia con gli americani che con i russi, esattamente. Ma questo è incredibile da accettare, ma è la realtà. E allora, incredibile, no? Eppure è così. Ma non personaggi di secondo piano, i leader. Allucinante, no? Allora tutta sta sceneggiata russa atlantica è una sceneggiata o è davvero stata una guerra fredda voluta dai vertici delle due grandi potenze mondiali? Anche su questo è da riflettere. Come oggi attualmente avviene, negli ultimi giorni, in questi ultimi giorni. Allora, quindi Luigi Longo, l'ex segretario del PC, succeduto a Togliatti, causa la sua morte improvvisa a Yalta, la morte improvvisa a Yalta di Togliatti, anche lì c'è poco del credibile, no? Nell'agosto del 1964, e che nel 1969 designò come suo vice ed erede, indovinate chi? Enrico Berlinguer, il cugino di Cossiga e di Segni, tutti cugini fra di loro, ma cugini veri, consanguinei. Questo è addirittura fondatore della Gladio stessa, Segni. Nel suo primo nucleo sardo era già del 43-44, insieme con Imi Siglienti e Mario Berlinguer, padre di Enrico, un anello familiare di antichi collaboratori dei servizi alleati, cui vennero aggiunti, tanto per restare al Regno di Sardegna, di cui Taviani stesso apparteneva in quanto ligure, i due fratelli Jaime e Luigi Pintor, declassati recentemente come collaboratori del Foreign Office. Con le 200.000 lire dell'epoca, non amlire ma sterline vere, 200.000 lire ma in sterline, dell'epoca in cui fu ucciso il fratello delatore Jaime. Luigi fonderà poi 25 anni dopo il gruppo Il Manifesto. Il Manifesto. Cioè, ti rendi conto che sbalzi? Cioè il potere che si rappresenta rivoluzionario. Come esattamente adesso i grillini, né più né meno. Sappiamo benissimo da che dinastia provengono i grillini. E quindi, dunque, fonderà poi 25 anni dopo il gruppo Il Manifesto, d'intesa con Berlinguer, per spostare il PC sotto la NATO attraverso un filo maoismo del tutto strumentale all'antisovietismo in realtà.
Negli anni 70 il giovane Luigi Manconi, capo del servizio d'ordine di lotta continua, quello che adesso è ministro, era in lotta continua. Lo sai quanti ministri ci sono stati di lotta continua? Almeno 8. Quelli che facevano i bombaroli mettendo le bombe per conto del Mossad, del Missei e degli altri, sono lì che ci hanno governato in questi anni. E quindi negli anni 70 il giovane Luigi Manconi, capo del servizio d'ordine di lotta continua, cui appartenevano Bonpressi e Pietro Stefani, e del caso Calabresi che abbiamo già nominato, anche lui figlio di un cugino sassarese dell'anello Segni Berlinguer Siglienti Cossiga Manconi, ripeto, Segni Berlinguer Siglienti Cossiga Manconi pater, ed altri come Pisanu, che ai tempi del rapimento Moro faceva parte della famosa banda dei quattro che dominavano la DC di Zaccagnini, il partigiano. Ecco un altro collegamento: tutti costoro di Stay Behind erano stati sì partigiani, ma di parte anglo-americana, ossia collaboranti. Anche e più di ogni altro Luigi Longo, altro che Pietro Secchia, il vero capo militare del PCI che Togliatti non amava per niente e temeva moltissima, era Luigi Longo. Egli infatti era stato da capo militare del Comitato di Liberazione Nazionale AI, l'uomo che aveva ucciso Mussolini per ordine di Churchill, Giorgio? Per ordine di Churchill, emanato attraverso Sandro Pertini. Ripeto, anche persona, diciamo per l'ennesima volta, che stava dentro a tutte le cose e le conosceva, quindi non essendo affiliato, ma essendo giornalista di un antico lignaggio, per cui si poteva permettere anche certe illazioni di un antico lignaggio. Anche più di ogni altro Luigi Longo, altro che Pietro Secchia, il vero capo militare del PCI che Togliatti non amava per niente e temeva moltissimo, era Luigi Longo. Egli infatti era stato da capo militare del CLN, l'uomo che aveva ucciso Mussolini per ordine di Churchill, emanato attraverso Sandro Pertini, membro eminentissimo della giunta politica del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale stesso. Come tutte le sensate ricostruzioni di quel tempo, il delitto giungono ad ammettere e senza manco stare tanto a strologare. Dunque, se poi si considera che Mario Berlinguer, padre di Enrico Berlinguer, attraverso il linciaggio di Davide Carretta, linciaggio di Davide Carretta, quando mai è successo un linciaggio in Italia che ti ricordi te? Uno. Linciaggio di Davide. Linciaggio permesso tranquillamente perché c'era carabinieri, polizia, non ha mosso le mani. Dentro un tribunale, eh? Sì. Dentro un tribunale. Durante un importantissimo oltretutto che non doveva parlare, non lo dovevano far parlare, è chiaro, no? Allora, attraverso il linciaggio di Davide Carretta in udienza del tribunale per le epurazioni di cui era presidente a Roma, messovi dagli alleati dopo l'occupazione di Roma del 44, era stato l'eliminatore del testimone scomodo sulla fuga di Pertini da Regina Coeli, da quello favorita, cioè dagli amici di Davide Carretta. Evidentemente dopo un accordo tra alleati stessi e tedeschi in ritirata. C'è abbastanza oro del Reno per forgiarvi l'anello, non dei Nibelunghi, ma del Flumendosa, che da 7 decenni strangola genti e popoli della nostra martoriatissima Repubblica occupata. Parla di adesso occupata e vilipesa, derisa e calpestata dal tallone straniero. La Sardinia Connection, che Napoli Libera evocò già all'inizio delle sue missioni a proposito dei casi Feltrinelli e Calabresi, considerati come un'unica pratica di giustizia tribale ed ancestrale kafkiana in senso proprio, ed oggi ripresa pubblicamente da fonti autorevolissime del mondo istituzionale, perché mai si vede da tutti i nomi espressi solo nelle primissime pagine dell'esegesi la morte di Moro è tutta contenuta dentro quella non meno misteriosa di Benito Mussolini.
33 anni prima esattamente, ed anche misteriosa degli stessi giorni di Pecorelli. Ah certo, di Pecorelli, ricordiamoci Pecorelli sempre. Allora, ed anche questo numero è di per sé molto significante, siccome il 2011 della nuova spedizione coloniale anglo-franco-USA in Libia, Mattei, nel pieno dello scontro in URSS tra Khrushchevani e filoamericani e brezneviani nascenti, che guardavano all'Europa e alla Germania soprattutto con la Francia gollista, scontro di cui esito egli contribuì col celebre memoriale di Yalta. Due mesi dopo Khrushchev fu destituito dalla segreteria del PKUS, dove ascese Brezhnev. E questo è solo la terza fase della saga, ma ce ne sono molti, possiamo ritornare indietro di qualche secolo, non è che è una cosa, no, non è che sia una cosa limitata ai giorni nostri. C'è una prosecuzione di discendenza logica, filologica, familiare, sociale, tribale, eccetera, che deriva da molto lontano, come minimo in questa Sardegna che controlla il Parlamento italiano, come minimo a partire dal 1630. La dinastia si è creata in quel periodo lì, gradualmente è cresciuta di potere, fino a che è arrivata con la guerra, l'inizio della guerra, della seconda guerra mondiale, a occupare dei posti così importanti di preminenza, perché insediatasi nei posti di controllo giusti a servizio del potere straniero.